Ci sei? Mi farò lo zoom. E di volla pallacca. Eurasiatica. Avete capito, ve lo ridico. Hard cream chic. No. Ora dobbiamo solo aspettare questo. Che flemic. Alle 6:30. 12 ore d'anticipo. La vestizione a Malpensa. Ti può ammalare, eh? No, i denti. Ma scusa, ma perché non ti sei vestito in macchina? Perché non sapevo dove farlo video. No, sì, comunque il fatto è che Jordan dormirà mentre io lo proteggerò da tutti gli agenti esterni. Ma davvero non dormi, punto? Io non dormo, non sonno, sono il maschio alfa della coppia. Io ho dormito. Lui ha dormito, io non ho dormito. La classica faccia di chi è riposato, infatti è questa. Let's go! Non avevo preso l'aereo rosa. Le volte faccio così. Mi raccomando, bello, eh. Ciao, buongiorno. Buonasera, buongiorno, non capisco più una sega. Buongiorno, buongiorno. A sottoscalo fa casino sempre. Sì. Aggiornamento di viaggio. Siamo sopra il mare di Islanda. Inizia. Capito, per fortuna. Tanti sacrifici per essere qua. Non c'è tante cose. Finalmente poter dire di essere quasi arrivati. Emozionante. Sono distrutto ma contentissimo. Mission accomplished, land and bitch. Varchiamo la porta. Beh. Pensavo più freddo. Sì. Vero? È come l'Italia. Nice. Stiamo già avendo un assaggio di Islanda. C'è vento, sprizzola ovunque e ci piace. Laudavagevgur, ecco qua. Questa è la nostra prima casina per i primi due giorni. Ora sì. Allora. Faccio di nuovo di casa, sorella. Oh, very nice. Doccia subito. Dopo 70 ore in aereo, porto, eccetera. Doccia per forza. Signore e signori, sono già lavato e pulito. Adesso c'è il test più importante di tutti. Oh, un letto. E ora, come vedete, c'è il signorino qui, Jordi Gas. Sta mangiando un waffle col burro d'arachidi, perché sono americano. Due sorelle, siamo in Islanda, mi sono reso conto che gli piace verniciare le strade. Infatti queste quelle l'ho fatta come se fosse un circuito d'atletica. Mi sono reso conto che piove e quando non piove tira talmente tanto vento che ti bagni con la pioggia che c'è sui tetti. Stiamo andando a, come si chiama? Hallgrim's Kirk. Stiamo andando alla Hallgrim's Kirk. Avete capito, ve lo ridico, Hallgrim's Kirk. Che sarebbe la chiesa di Hargrímsson. Non è musulmano ma è islandese. Chi è questa? Allora, prima giornata andata. Stavamo mangiando i Doritos e abbiamo optato per una Stiamo cena. Stiamo facendo schifo in realtà. E abbiamo optato per una cena in camera. Ma l'acqua da buttarla via o no? A base di Psychebon, che fa veramente yummy male. Yummy. Facci vedere. Charlotte, North Carolina. È la mattina dell'8 gennaio. Yummy yummy. Io invece prendo un'insalata senza condimenti. La città si No, con... hai preso un chilo di sale, non di cazzo. Ah, giusto, sì, ho preso tipo 500 grammi di sale. Domani circolo d'oro e ora guardiamo ovviamente i disastri aerei perché perché poi, no, come più almeno altro. Poi al ritorno siamo tranquilli. Ciao Tom. Trees or any other life, and that is because we are traveling on the highlands. We're about roughly about 75 maybe 80 meters above the sea level. That allows us to be il circolo d'oro, un must dell'isola, costituito dai tre luoghi simbolo dell'Islanda: il parco nazionale di Thingvellir, l'area geotermale di Geysir e le cascate di Gullfoss, ognuno unico a modo suo e speciale per le sue caratteristiche. Il parco nazionale di Thingvellir, con la sua geologia unica, patrimonio mondiale dell'UNESCO, situato esattamente sulla dorsale medio atlantica che fuoriesce in quel punto, per dar vita a uno spettacolo mozzafiato
Geyser invece è il luogo dove è stato scoperto e trovato il primo geyser, che ha dato poi il nome a tutti gli altri. Alcuni studi dicono che ha più di 10.000 anni e i suoi getti arrivano fino a 40 metri di altezza. E Gullfoss, una cascata emblematica dell'Islanda per la sua potenza. Sono ben tre salti distinti perché con le varie aree geologiche il terreno si è spaccato fino a formare un canyon, 32 metri di salto complessivo e una portata d'acqua che raggiunge i 140 metri cubi d'acqua. Siamo appena arrivati a Thingvellir e praticamente c'è quello che c'è in Islanda, ovvero tutto nero e bianco. È freddo. Sì, ma in realtà non è freddissimo, dai, cioè non è il freddo il problema. Il problema è che non si vede veramente un cazzo. Che vi si racconta in questo modo? La fava. La cosa bellissima di questo posto è che trovandoci qua adesso siamo fra due placche. Cioè, in questo punto la terra si divide ogni anno di 2 centimetri, si allarga. Praticamente abbiamo da questa parte la placca americana del nord, insomma, quindi Groenlandia, America, Stati Uniti, eccetera, Canada, e di qua la placca eurasiatica che si stanno dividendo. E questo è Thingvellir, e qui infatti, come vedete, ci sono proprio queste due faglie che si aprono. Quella che io sto per toccare adesso non è altro che una porzione di terreno che tanti anni fa, tanto tempo fa, era sottoterra. Here we are, Gullfoss, che vuol dire cascata dell'oro, giusto? Sì. C'è una leggenda bellissima di una vecchietta che lancia l'oro, ma poi ve la racconterò più avanti. Abbiamo imparato già 3 o 4 parole, dico bene. Maggiangian cool vuol dire ghiacciaio. Foss vuol dire cascata. Gull vuol dire oro. Banchi vuol dire banca. Banchi vuol dire banca. Opid vuol dire aperto. E oggi c'è Gullfoss, che praticamente è una cascata, è la cascata più grossa d'Islanda, sì, quella con il dislivello più alto, e si è creata perché c'è stato un enorme earthquake, come cazzo si traduce earthquake? Terremoto, che ha spaccato in due il fiume e là è precipitato tutta l'acqua. Uno arriva qua, cioè cazzo faccio volare il drone, e poi io vedo. Faccio vedere in diretta, non l'ho mai vista neanche io, la faccio vedere in diretta anche a voi. Guarda dove va giù? No! Ma Gullfoss adesso ve la faremo vedere, è una cascata mega bagnata, tipo come quando le 2006 vedono passare con le R6. Wow! Oh! Fa 3 salti, 1, 2, 3. E poi va in un canyon che è quello che vi dicevo fatto dal terremoto. È bellissimo. Purtroppo, andiamo su, se no ci lasciano a piedi. Ma è bellissima, purtroppo però in foto non rende un cazzo. Quindi. Bello sto cielo! Cosa stiamo per perdere? Le mani. E poi? Sono ghiacciato, il bus. E cosa vogliamo fare? Andare a corsa sul ghiaccio. Esatto, vogliamo andare a corsa sul ghiaccio perché c'è un punto mega panoramico e ci va pochissima gente. Il problema è che fra 5 minuti avremo il bus e il problema è che il bus è tipo laggiù dietro il coso. Non ci stiamo allontanando tipo laggiù. Però penso sia uno spot da non poter perdere, quindi ok, qui si scivola se scende. Oh, very nice. Terra, come farsi offendere dalla figa a tempo zero? Io si lascio in terra, cioè, me ne frega una e penso che si suicidi da nudo. Abbiamo trovato un uomo nudo che si vuole. Ah, addirittura senza mutande. Frizzi, se lo guardi. Ti guardo, Frizzi. Ti sto guardando. Ci sei va davanti. Bene, questo vale 100 volte e guardo le fighe. Vi farò lo zoom. Ricapitolando questa breve escursione a Gullfoss,
fa un botto di freddo, c'è un botto di vento, fa un botto di bel tempo. Fritz ha visto un uomo nudo e la guardava perché l'ho vista. È vero. E il salto è saltoso. Vai, e... vai di là. No, adesso passo di qua e dai, penso. Dai, ho le mani ghiacciate, non le sento più. Ha le mani ghiacciate. Avete presente quei film dove non devi rompere il ghiaccio se non muori? Ecco, porco di... L'ultima tappa turistica della giornata col tramonto all'una e un quarto. Geysir. Geysir. Boia. Eccoci a ca... ai campi Flegrei. Quelli a Napoli. C'è lo stesso odorino di... uovo marciognolo. La cosa buona che ho constatato è che non c'è nessun italiano, vero? Sì. E l'altra cosa buona è che abbiamo perso la guida. E però, cioè, insomma, trovare un geyser non credo sia difficile, basta che uno vada dove c'è la gente che aspetta qualcosa che esplode, lo trovo. Quindi seguiamo questo percorso e se vuoi esplodere qualcosa faccio un video. Buon Lischia. Non è lui quello. No, io mi ci butterei però, cazzo. Amore, non ti ci butteresti? No. Cazzo. Bello, te. Sciala. Ma che cazzo l'avevo perso. No, oh, c'è l'acqua, ma dove si sta andando? Acqua 80-100 gradi, ok. No, bisogna andare di là dove c'è il sole. Guarda, bello contro sole. Vieni con me. Sì, che sta andando via, però. Ok, geyser esplode ogni tipo 7 secondi, no? In realtà non è proprio geyser, è l'altro accanto, c'è un nome improponibile. E ovviamente la gente mano a mano che aspetta è sempre più zitta. C'è un silenzio surreale e poi a un certo punto BOW! Quindi insomma, voglio riuscire a prenderlo. Ma loro hanno preso una bella fucilata in viso, sì. Frizio fila di 5. Frizio. Ma signor. No, perché apre lei? Ti ho fatto una foto, amore. Anche le frizie sul ghiaccio, non il suo habitat. Io che cerco la visuale perfetta. Oh, eccolo! Geysir. Beh, sicuramente la mia preferita fra le tre tappe del Circolo d'Oro. Forse perché è quella dove, grazie ai suoi fumi che continuamente escono dal terreno, la natura sembra viva, sembra che respiri. È un po' come una vecchia brontolona che a sedere sulla sua vecchia seggiola gorgoglia, gorgoglia, gridando le persone che passano. È stato bello quando è no, è esploso il geyser, io ho detto un dio bello, sì, c'era stato un italiano che si già fa dio però a parte non la posso mettere su YouTube questa parte, lo blelerò. Comunque è stato un momento molto, diciamo, italiano, ecco, un momento molto patriottico, mi è piaciuto. L'unico, il primo italiano, lo sento bestemmiare, incredibile. Ma ci hanno lasciato qua? No, non so loro, so voi. Sei sicura? Sì. Geysir, sì, ragazzi, vieni. Tappa fissa per forza. Tappa fissa, Geysir, bellissimo. Veniteci. È bello. Vibra tutto e fa pa! Bello, ci è piaciuto. Let's go. Ora si torna a casa con loro. Ok, let's go. Greyline ci porta a casa e via. Aspettavano uno di sicuro, quindi lo ci infamano. Allora, giorno 2. Jordan non farà più i video perché è un perdente. Let's go. Dai, andiamo, voglio andare a mangiare. E tu devi farlo YouTube. Allora, giorno 2. Stiamo per uscire a cena. Però dobbiamo acquistare dei biglietti del bus per domani mattina. Speriamo di vedere l'aurora boreale stasera, ma... Amore, niente. Siamo andati a fare la spesa, abbiamo preso... Ma niente, che un cazzo si andava a fare la spesa. È interessante della gente. Tipo... Lo sapevate che in Islanda in realtà non nevica quasi mai, perché quando la neve arriva vicino al suolo, il suolo è talmente caldo perché ci sono molti di vulcani e di situazioni geotermiche che la trasforma in acqua? Adesso lo sapete, vedi? Cazzo, questo lo sentite. No, in realtà oggi è tutto nevicoso. Tipo, lo sapete che è le frizzi alla... Taglia. Ok, siamo venuti praticamente a cena da Giovanni Avano. Ciao Giova, questo è le paghe secondo me, guarda che... Mamma mia.
Meno Fritz è contenta e poi siccome non ci spammerà un cazzo. Siccome poi non ci spammerà un cazzo andiamo a mangiare un kebab. Come si mangia Fritz? Ah, fa l'aeroplanino. Intanto ci hanno messo a mangiare al bancone. E questa è buona, è tipo la loro, come si può dire, tipo, boh, succo di qualcosa e soda. Figo. Ora sentiamo questa cosa che non riuscirò a apprezzare perché non ho un palato culinario. Cioè è carne, carne. Che è costata 20 euro, eh? È carne. Perché ti deve pegare la carne? Forza, dici la tua sensazione. È buono.